Celebrare dunque un secolo di elezione di una parrocchia significa lasciarci condurre da una riflessione che ci conduca a Dio, da una riflessione che ci fa prendere coscienza che la vera Chiesa siamo noi, edificio spirituale animato e vivificato dalla presenza di Dio. C'è un tempo dunque personale nell'interno di ogni adoratore, un tempio personale che è ognuno di noi, e questo tempio è il nostro corpo, cioè la nostra esistenza. Ci aiuta in questo l'Apostolo Paolo: non sapete che siete tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? Non sapete che i vostri corpi sono membra di Cristo? Ecco la Chiesa, ecco l'edificio spirituale. Noi dunque possiamo benissimo affermare che la Chiesa esiste anche senza le strutture umane, perché siamo noi tempio di Dio. Siamo noi edificio spirituale. C'è infine il Tempio Supremo, è Cristo stesso, Spirito e verità, grazia e Evangelo, Eucaristia e parola. In questo senso, ogni tempo spaziale ed esistenziale deve avere al suo centro questo tabernacolo della presenza divina, cioè il Cristo Signore. L'anima del cristianesimo, dunque, alla luce della riflessione che stiamo sottolineando, non è il luogo di culto. L'anima del cristianesimo è l'amore. È il saper guardare con gli occhi della fede. Abbiamo sentito la pagina del Vangelo che ci ha raccontato il miracolo, la guarigione di un cieco. Cosa vuoi che io faccia? E Bartimeo: Signore, che io venga. Cosa vogliamo chiedere al Signore in dono a ricordo di questo centenario? Signore, che io veda. Signore, che io veda il tuo volto, riconosca il tuo volto nel volto dei sofferenti, dei miei fratelli, di quanti tu hai posto sul mio cammino, di quanti mi stanno accanto, che io veda, che io riconosca nell'amore il tuo volto. L'anima del cristianesimo dunque non è il luogo di culto, ma è l'amore. L'amore ha innanzitutto una dimensione verticale. Un amore che coinvolge cuore, mente, anima, forze, tutto. Amerai il Signore Dio tuo con tutte le tue forze e con tutta la tua anima. C'è un amore orizzontale, che non ha meno di quello verticale, e l'amore dei fratelli: amerai il prossimo tuo come te stesso. L'amore ha una sorgente
nella Chiesa, nel mondo. Sorge nell'Eucaristia e ad essa deve convergere. Ecco come vogliamo celebrare questo centenario della emersione della parrocchia, riconoscendoci fratelli in una appartenenza di un'unica famiglia, la grande famiglia di Dio.